Un gravissimo incidente in moto sulla statale adriatica all'altezza di Viserba, Rimini, ha tolto la vita a soli 18 anni a Simone De Luigi. Il giovane, secondo quanto scrive fanpage.it, era in sella ad una Benelli 125 che è entrata in collisione con una Mini Cooper. Violentissimo l'impatto, nel quale è rimasta gravemente ferita anche una 16enne che era con lui sulla moto. La ragazza, anche lei di San Marino, è ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, sembra che Simone abbia tentato un'inversione a U subito dopo lo svincolo di via Popiglia e in quel momento arrivasse a forte velocità una Mini Cooper. L'impatto è stato terribile, non lasciando scampo al giovane. Simone De Luigi era una giovane promessa del tennis a San Marino e faceva parte della nazionale con cui aveva appena giocato la Coppa Davis.